Amici di Canale 5, buonasera. Tra poco vedremo un film davvero straordinario, Anima Mundi, firmato dal regista americano Geoffrey Reggio. La star, la protagonista di questo film è la biodiversità. Per spiegarci che cos'è, abbiamo con noi un presentatore eccezionale quanto il film, Piero Angela, maestro di divulgatori italiani e grande amico del WWF. Piero, tu che sai rendere chiaro qualunque concetto oscuro, che cos'è questa biodiversità di cui tanto si parla? Beh, diciamo che come la cultura ha bisogno di tante idee, la scienza di tante ricerche, la natura ha bisogno di tante specie diverse, che nel corso della storia della vita, grazie proprio a questa diversità, hanno potuto adattarsi e via via sopravvivere a tutte le crisi e trasferire come in una corsa a staffetta la vita da una generazione all'altra. Ma c'è di più. Oggi gli scienziati cominciano a leggere il patrimonio genetico, a capire questo linguaggio finora oscuro, un po' come un linguaggio egizio, una scrittura che si comincia a decifrare. Quindi abbiamo un'immensa biblioteca di esseri viventi, ognuno dei quali porta un messaggio, ognuno rappresenta un libro, alle volte addirittura una piccola enciclopedia. Gli animali che vedrete nel corso di questo eccezionale filmato sono veramente riprese straordinarie, è portatore di una storia lunga 4 miliardi di anni. Distruggere i libri di questa biblioteca, non soltanto gli animali che vedrete, ma anche i vegetali, animali, insetti o piccolissimi, anche i batteri. Ebbene, vuol dire distruggere qualcosa prima ancora di averlo letto, di averlo capito. Quindi una perdita immensa per la nostra capacità di capire la vita e il mondo che ci circonda. Grazie Piero, è chiarissimo come sempre. Ci vedremo tra poco alla fine del film. Bene, abbiamo visto delle immagini stupende, veramente straordinarie, che ci mostrano qual è il segreto della ricchezza della vita, la sua diversità, la biodiversità. Grazie a Francescato, tu che sei presidente del WWF, cosa fa il WWF per salvare questa diversità della vita? Ecco, guarda, dicevi bene tu prima, la biodiversità è un bene prezioso ma estremamente fragile. Basti pensare che ogni giorno perdiamo qualcosa come un centinaio di specie. E se andiamo avanti di questo passo, nel 2000 avremo perso un quinto di tutte le specie viventi. Un vero dramma. Cosa fa il WWF per impedire questo dramma, almeno rallentarlo? Il nostro motto è fatti, non parole. Quindi il WWF internazionale, che conta 5 milioni di sostenitori in tutto il mondo ed è presente con centinaia di progetti in 54 paesi, si sta concentrando sulle zone dove questa biodiversità è più ricca, per esempio le foreste amazzoniche, le barriere coralline, le grandi praterie dell'Argentina. Naturalmente non dimentica le specie in via d'estinzione, dalla tigre al panda, che poi è il nostro simbolo, agli orsi bianchi. Dal canto suo il WWF Italia si può dire che ha collezionato ben 62 aree protette, le nostre oasi, dove la biodiversità è tutelata, è protetta, proprio come dei gioielli messi in un forziere. E poi naturalmente ci occupiamo anche degli animali, non soltanto i grandi animali, l'orso, il lupo, ma anche quelli piccoli, per esempio le farfalle, perché appunto la biodiversità è come un grande mosaico, fatto di tanti tasselli, alcuni apparentemente minori, ma attenzione, anche se ne sparisce uno, anche piccolo, anche minimo, in realtà tutto l'insieme viene impoverito. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che noi stessi facciamo parte della natura, di questa diversità, e che in fondo siamo parenti di tutti gli animali che abbiamo visto, delle piante, abbiamo geni in comune persino con i batteri, quindi dobbiamo trattare un po' meglio questa nostra grande famiglia. Sicuro, perché poi la responsabilità non è soltanto del governo e degli scienziati, la responsabilità è di ognuno di noi e quindi veramente il futuro del pianeta è nelle mani nostre. E vostre. Francescato, verdi, ma i verdi in realtà, che poi io a me verdi, rossi, gialli, viola, verdi perché così si denomina, ricorda la natura. Sì, certo. C'è dietro una concezione, ora parliamo di verdi.
Sicuramente sì. Di casa, ecco. E direi che la parola chiave è quella di futuro. Cioè noi dobbiamo garantire, l'umanità deve garantire un futuro a se stessa, tanto per cominciare, e a tutti gli altri abitanti del pianeta. Questa è la grande sfida del millennio, che non è ancora iniziato, perché sappiamo che inizierà alla fine dell'anno. Quindi la parola futuro è la parola chiave. La seconda parola è un aggettivo, sostenibile, che vuol dire un futuro in cui si riesca a garantire un benessere dignitoso alla maggioranza dell'umanità, a tutta l'umanità possibilmente, senza erodere, senza intaccare in maniera troppo pesante il capitale delle risorse naturali, quindi acqua, aria, foreste, che poi sono la base della ricchezza delle nazioni, la vera base. Recentemente è uscito un volume della Pangea, casa editrice di Torino, quelle piccole case editrici, sì, che mi piacciono tanto. Sì, perché è bene che vengano mantenute, non ci devono essere solo i colossi. Accidenti. Di Guido Dalla Casa, il cui titolo è Ecologia profonda. Sì. Allora, per lui, per l'autore, che altro è un ingegnere, ecologia profonda vuol dire connettere in una visione olistica, esatto, ogni forma di cultura che riguardi il rispetto. Sì. La Francescato al riguardo? Assolutamente sì, perché come si garantisce questo futuro all'umanità e a tutte le specie viventi? Voi lo sapete che noi stiamo condannando all'estinzione al minimo 3 specie al giorno di piante e di animali, quindi finiremo con gli essere forse soli inquilini di questo condominio terra. Allora, la parola chiave qual è? È rispetto. Da contrapporre a un'altra parola chiave che ha dominato il mondo occidentale, che è dominio. Perché che cosa abbiamo cercato di fare noi, soprattutto noi mondo occidentale? Di dominare la terra, di sfruttare le risorse. Sono sempre termini che implicano la rapina, il possesso, no? L'andare, prendere e distruggere poi alla fine. Quindi adesso il grande tentativo che dobbiamo fare è non solo far capire alla gente, ma poi anche tradurlo in pratica, che soltanto attraverso il rispetto noi riusciremo a conservare la vita. Vada bene, non solo rispetto della natura, quindi delle varie specie animali e vegetali, delle foreste, del suolo, ma rispetto anche delle varie diversità culturali, dei popoli, dei modi diversi di vivere, di credere in Dio, di sposarsi, cioè dei diversi modi di esistere sulla Terra. Sempre per quanto riguarda, torniamo indietro, lo dico al collega anche alla macchina da presa, non lo sto dicendo per i nostri telespettatori, che noi siamo, lo sanno, usi passeggiare. Allora, sempre Guido Dalla Casa, nel libro che ripeto, Ecologia profonda, edizione Pangea, casa editrice di Torino, per chi magari voglia leggere questo libro, c'è un punto fondamentale, lui ricorda, ed è giusto, perché tra pochi giorni c'è il 400° anniversario del rogo di Giordano Bruno, ricorda Giordano Bruno. Certo, allora, una delle proposizioni principali di accusa da cui Giordano Bruno non riuscì a svincolarsi, perché non voleva svincolarsi, certo, era l'anima in tutte le cose. Sicuramente. Credo, e qui vorrei invitare a leggere un altro libro, che è quello di Vandana Shiva, che è una delle più grandi ambientaliste del mondo, è un'indiana, e il suo libro si chiama Biopirateria. Biopirateria? Sì, Biopirateria, spiega qual è la prossima fase della colonizzazione. La colonizzazione nei secoli scorsi è stata quella di conquistare tutti gli spazi esterni. Adesso con la modificazione genetica si cerca di conquistare gli spazi interni, il codice genetico, quindi addirittura di diventare proprietari della vita, e questa è la negazione dell'anima. Totale proprio, è come dire la trasformazione della vita in un oggetto che possono possedere alcune multinazionali, una cosa da pazzi se uno ci pensa. Quindi noi stiamo combattendo contro questo, perché questo è l'attacco finale al cuore della vita, questa è la distruzione finale dell'anima del mondo. Invece gli ecologisti credono che ogni cosa abbia un'anima, che addirittura la terra sia Gaia, c'è cioè questa bellissima una divinità intermedia, sì, Gaia. Esatto, e comunque questa è una un'ipotesi che ha lanciato questo ecologista inglese che si chiama Lovelock, e lui dice che la Terra è un organismo vivente che sente, che risponde, e quindi non possiamo considerare la natura come una sorta di supermarket da cui andare a prendere le cose che ci servono, perché invece è veramente la madre Terra, quindi ha un'anima, e l'anima è in ogni cosa, quindi la nostra anima in qualche modo si fonde con quella del mondo. C'è questo libro molto bello di Hillman che abbiamo citato l'altro giorno, che parla proprio di questo, di come la nostra anima... Il libro di Hillman è Politica della bellezza, edizione Moretti Vitali. Ecco, la psiche non è soltanto nostra proprietà individuale, in qualche modo noi siamo dentro il mondo è dentro di noi. Se noi dimentichiamo questo, se non viviamo questa sintonia, questa armonia tra la nostra anima e l'anima del mondo, perdiamo identità, ci smarriamo, non sappiamo più cosa stiamo a fare in questo mondo, e quindi lo distruggiamo perché non ce ne importa più niente. Ora, sempre, tanto devo svelarvi un piccolo segreto,
il segreto è questo, che noi per esempio ci scambiamo i libri. Ci riscambiamo, cioè li leggiamo, li sottolineiamo, un po' come facciamo con voi che non vediamo, ma voi vedete noi, perché è, come dire, un giro che non è soltanto culturale, è qualcosa molto di più. È cercare di entrare, penetrare dentro le cose, penetrare con anima. Insomma, voi, chi ha la bontà di seguire i programmi di Renotte, ecco, lo sa, è questo. E ecco il motivo per cui poi parliamo di libri. Allora, in questo caso sottolineo James Hillman, Politica della bellezza, Moretti e Vitali, sempre per chi voglia poi seguire questo percorso. Certo. Ora, in questo ambito, io prima ho citato Giordano Bruno, ce n'è un altro elemento determinante a proposito di grandi eresie di oggi. La grande eresia è: l'economia ha il primato sulle persone o no? Perché sembra in questo momento che l'economia abbia un primato assoluto. Esatto, questa è la nuova fede, è la religione, che tutta la nostra vita debba essere scandita, regolata solo dai principi dell'economia, come se noi fossimo soltanto produttori e consumatori. Ma il produrre e il consumare sono due aspetti della vita dell'essere umano, che poi ne ha tanti altri, come dire, gratuiti, che non hanno un valore economico che possa essere conteggiato. La bellezza, per esempio, quanto vale? Quanto vale l'amore tra due persone? Quanto vale il senso di sé, l'identità, l'avere la percezione che la vita ha un senso? Quanto valgono queste cose? Io credo che la parte più nobile e più importante della nostra vita sia proprio quella che non ha un valore contabile. Questo non vuol dire che le ragioni dell'economia non debbano essere tenute nel conto, in senso letterale del termine, ma non sono le uniche. Quindi noi dobbiamo svincolarci da questo imperio dell'economia. E Seattle, questa, forse voi vi ricorderete, tutti avrete visto i telegiornali, avrete visto le manifestazioni in piazza, diceva proprio questo: noi non vogliamo essere consumatori globali, non vogliamo essere visti soltanto come coloro che vanno a comprare i prodotti, capito, quindi continuano a foraggiare l'economia mondiale. Vogliamo essere cittadini globali, che è una cosa completamente diversa. Io direi vogliamo essere prima di tutto esseri umani. A proposito, ecco, dell'essere umani, ogni tanto viene fuori un fatto di cronaca, e questo fatto di cronaca crea molti disagi, anatemi, magari anche giusti, però un po' di retorica. Vediamo il fatto che voglio proporvi, vediamo con metodo la Francescato. Allora, baby gang, non mi va nemmeno di dire dove, perché non voglio mai identificare, baby gang, che diciamo, baby gang di famiglie benestanti, che taglieggiavano i propri coetanei in una grande metropoli italiana. Da lì, i quotidiani, prime pagine, baby gang, scandalo, scandalo, scandalo. Adesso io mi chiedo, però, questi ragazzetti, che non voglio condannare, però, certo, non sono figli in qualche modo di quel potere, superpotere economico, per cui arricchirsi comunque è giusto, è la cosa principale, certo, quindi loro si arricchiscono con... Certo. Per cui se tu ti devi comprare un paio di scarpe, capito, all'ultimo grido, puoi benissimo far fuori il pensionato, che te ne importa. Ma c'è forse qualcosa di più, la ribellione giovanile c'è sempre stata, no? Quindi queste forme di, anche di violenza dei ragazzi, questa ribellione contro l'ordine costituito fa parte dell'essere giovani, questo diciamocelo. Però adesso ha come un segno nuovo, perché questi ragazzi uccidono, picchiano, distruggono senza quasi rendersene conto, senza mettere emozioni in tutto questo. C'è un distacco tra loro e la vita reale. Io ci ho pensato a lungo e credo che questo sia, come dire, ovvio e scontato se pensiamo che i bambini crescono ormai agli arresti domiciliari. Cioè i bambini devono stare chiusi in casa, perché le strade sono invase dalle auto, dal traffico, sono pericolose, aspettando che un adulto gentile li porti a giardinetti pubblici, li porti in giro. Non hanno più, guardate bene, i bambini non hanno più l'esperienza diretta della vita. Nelle nostre infanzie noi andavamo fuori e tornavamo a casa la sera dopo avere girato nelle campagne, incontrato il ciabattino, andati a parlare con, che ne so, il prete di Coperdire. Adesso i bambini sono appunto agli arresti domiciliari, sono prigionieri. Allora, come li compensiamo noi di questa perdita di tempo, di questa perdita di relazioni, di questa perdita di realtà diretta? Li compensiamo con gli oggetti. E quindi i bambini hanno tantissimi oggetti, tantissimi beni di consumo, ma non hanno i beni immateriali, spirituali, non hanno per esempio la possibilità del dialogo con tanti altri adulti, sono chiusi nei loro piccoli ghetti, o magari vengono portati in giro tutto il giorno in palestra, poi alla lezione di canto, poi alla lezione di inglese, terrificante, non hanno più neanche il tempo di giocare, pensare liberamente, fantasticare, no? Che invece noi abbiamo avuto nella nostra infanzia. Quindi secondo me questa perdita di presa diretta della realtà è micidiale, perché poi il mondo perde di senso, di significato, il mondo diventa come un videogame, e se tu passi 8 ore al giorno ai videogame ammazzando con l'astronave Pinco Palla, capito, il guerriero nemico, poi
importa di ammazzare un vecchio pensionato per comprarti un'altra PlayStation. Quindi c'è uno sono svuotati questi ragazzi, abbiamo permesso che venissero riempiti di oggetti e svuotati di interessi e di valori. Quanto ha contribuito? Quanto ha contribuito in questo 2000 anni di persecuzione nei confronti di Afrodite, idea della bellezza e della conoscenza? Afrodite è conoscenza e bellezza tantissimo. Insieme. Tantissimo. Perché è proprio la divinità più messa al bando. Sì, perché la bellezza è valore fondante. Io guardo spesso il modo in cui si vestono questi ragazzi, questi giovani. Sono proprio brutti, cioè diciamolo fuori dai denti, brutte scarpe, brutti colori, pochissimi colori, notate bene, sono quasi sempre grigio, blu, c'è molto poco il colore. Gli oggetti di cui si circondano, c'è una perdita di bellezza che poi è un danno profondo alla psiche umana, perché non è vero che la bellezza è un optional, se c'è bene, se non c'è va bene lo stesso, no, se non c'è malissimo, che come mi dice un mio amico di Napoli, le case brutte fanno la gente brutta, allora se un bambino vive in un quartiere brutto, si abitua alla bruttezza di tutte le salse, vede la televisione soltanto con omicidi, stupri, cose di questo genere, poi c'è da stupirsi se esce una persona umana brutta. Direi di no. Ora, questo in parte c'è sempre stato nella storia, perché l'essere umano ha sempre avuto il lato scuro. Però è come se adesso ci fosse una ricerca media, sì, si amplificasse questo lato scuro e brutto a danno del lato luminoso e bello che poi c'è in ognuno di noi, che quindi anche nei ragazzi si può cercare di tirar fuori, di far rivivere. Come mai non viene mai fuori quando ci sono notizie, e ce l'abbiamo tutti i giorni, ce ne abbiamo a decine, ma decine e decine in tutto il mondo, come mai non viene mai fuori, per esempio, che licenziare le persone, non dare un'alternativa, mettere sul lastrico, non dare per esempio una sanità giusta, non dare una possibilità di vivere in una città che abbia dei ritmi adeguati, come mai questo non viene mai sottolineato dal punto di vista dei disturbi che può dare la psiche? Perché i media sono prigionieri di luoghi comuni. Noi per primi, attenzione, sì, io per primo, non mi voglio mica salvare. No, ma facciamo parte di questo mondo, quindi poi nessuno di noi può autoassolversi, no? Siamo tutti in un certo senso complici, chi più o chi meno. I media non fotografano la realtà com'è, cioè non cercano di approfondire quello che c'è dietro il dato di cronaca, eccetera. Si rinchiudono appunto in questi schemi, in questi luoghi comuni che ripropongono. E credo che in un certo senso siano nocivi all'ecosistema mente. È tutto parte di questa esperienza virtuale del mondo, non c'è più l'esperienza diretta, capito? E questo credo che sia la cosa principale. Allora, io mi sostengo che è stata tanta vita alla vita. Io mi sostengo che noi, televisione, internet sostituiscono purtroppo un vuoto, quel vuoto è il vuoto dell'immaginazione. Certo. Per concludere, grazie a Francescato, quanto è importante recuperare l'immaginazione? Tantissimo, parlavo prima della libertà dei bambini di fantasticare, magari uno può passare un pomeriggio seduto che so nella soffitta o in un prato a immaginare delle storie, oppure leggere un libro che è bellissimo per i bambini, perché su quel libro tu tessi, no? La tua storia, ti immagini i personaggi come li vuoi vedere tu e così via, questo ormai lo fanno pochissimo. I bambini e noi tutti siamo trasformati in voyeur, cioè vediamo, continuamente guardiamo la televisione, guardiamo i video, ma come dire, non produciamo più le nostre immagini, le immagini ci vengono date e noi siamo dei consumatori passivi di immagini, questo è letale soprattutto per i bambini, che devono crearsi la loro identità. Uno costruisce la propria identità anche attraverso la ricchezza di immagini che coglie in presa diretta dal mondo, che poi rielabora e si inventa la propria storia. Il fatto che uno non inventa più le proprie storie, perché gliene vengono propinate 3.000 via televisione, via video, già confezionate, significa che poi alla fine uno si ritrova con una vita prêt-à-porter, una vita preconfezionata che però gli sta addosso male, con un cappotto che non è il tuo. Tre sogni per concludere di Grazia Francescato. Tre sogni, primo. Beh, sogno che la bellezza ritorni. Due. In questo mondo, che ritorni l'armonia tra la mente, il cuore, la ragione, i sentimenti, cioè che riusciamo a vivere come tutto integro, e che poi riusciamo a vivere con gli altri inquilini del pianeta Terra, animali e piante, riuscendo a capire che sono una parte di noi e noi parte di loro. Sei un'eretica. Sì, sono un'eretica. Sì, spero che non mi brucino sul rogo. Oggi è difficile. Sì, oggi è difficile. Ci sono altri roghi, però, forse peggiori. Grazie, grazie dell'ascolto, grazie. Wolf sarà presente a Rio e si impegnerà con tutte le sue forze perché da questa conferenza, oltre che tante belle parole che sicuramente ci saranno, escano anche dei fatti precisi. Quali? In particolare la firma di due convenzioni vitali. La prima riguarda il clima, si tratta di mettere, diciamo, le manette a questi gas killer che stanno ogni giorno avanzando nell'atmosfera e quindi di dare uno scadenzario preciso dei termini stretti ai governi in modo che si limitino le emissioni di questi gas, in particolare l'anidride carbonica.
La seconda grande sfida è quella della Convenzione sulla biodiversità. Biodiversità che non significa altro che la varietà delle specie viventi. Sul nostro pianeta ne abbiamo 8-10 milioni, dicono gli scienziati. Li stiamo sperperando, li stiamo gettando via come se noi da un forziere prendessimo i gioielli di famiglia, li buttassimo senza neanche conoscere il valore. Quindi le firme di queste due convenzioni e poi il follow-up, cioè tutto quello che verrà dopo, che ci impegnerà nei prossimi anni per fare in modo che questi impegni vengano veramente onorati dai governi. Ecco, questa di Rio è veramente una sfida, è la sfida del 2000, è appassionante come i campionati, come la sfida del Moro di Venezia. Insomma, questi di Rio saranno i mondial del pianeta Terra. Siamo nel parco della città medievale di Ninfa e io sto camminando sui resti dell'antica via consolare che un tempo tagliava tutta la piana pontina. E poiché questa era l'arteria principale, ovviamente la basilica di Santa Maria Maggiore, la chiesa principale, è stata costruita proprio a lato. Dentro questa chiesa si possono ancora vedere i resti degli affreschi, un'ascensione bizantina e poi affreschi successivi del XIV secolo. Mentre invece la torre campanaria che avete visto all'inizio è un po' più tarda, è tardo romanico. A proposito di questo campanile c'è una storia curiosa. È sempre stato molto amato nelle api che secolo dopo secolo ci hanno costruito i loro alveari. Recentemente è molto amato anche da una faina che non manca mai la mattina di scalarla e di farsi anche lei una bella colazione, poi magari si affaccia leccandosi i baffi. Beh, il miele è una grande passione, come sapete, anche degli orsi. E di orsi ne troveremo dove andremo adesso, sul Gran Sasso, perché il nostro documentario di oggi ci porta proprio tra le vette e i borghi di grande massiccio montuoso nel cuore dell'Appennino. Siamo a Ninfa, nel Lazio, uno dei più famosi paesaggi con rovine della penisola, celebrato dal grande storico Gregorovius che, quando la visitò nel 1860, se ne entusiasmò al punto da definirla la più meravigliosa favola di storia e natura. Una favola che inizia dal nome, nomen omen, dicevano i latini, c'è un destino nel nome. E quello di ninfe è dovuto al fatto che qui, in epoca romana, venne costruito un tempietto dedicato appunto alle ninfe proprio sulle rive del fiume Ninfeus. Ma il momento magico, l'epoca d'oro di ninfa, è nel Medioevo, quando diviene fortezza e baluardo della famiglia Caetani. E nel Medioevo c'è anche la data del suo declino, il 1382, perché venne distrutta, messa a ferro a fuoco da clan rivali. Paradossalmente però, qui inizia proprio il decollo di Ninfa come città morta, la sua straordinaria carriera di paesaggi e rovine che ha attirato e continua ad attirare migliaia di visitatori, ammirati di questo straordinario connubio tra storia e natura. Un matrimonio, una simbiosi che si ritrova poi in tutta Italia, è un dato distintivo del paesaggio italiano, di quello che resta, diciamo, del paesaggio italiano. E lo troviamo anche nel documentario di oggi, dedicato alla Via Clodia, l'antica strada consolare romana che prende le mosse da un'altra mitica città perduta che è l'Etrusca Veio. Siamo tra le rovine della città di Ninfa, una città morta, forse una delle più celebri città morte d'Italia, alle falde dei Monti Lepini e proprio ai margini della Piana Pontina. Una città che ha avuto la sua epoca di maggior splendore nel Medioevo, quando era feudo della famiglia Caetani. E proprio questa chiesa, questa basilica, è stata testimone di eventi storici eccezionali, di riti solenni. Per esempio l'incoronazione di Rolando da Siena nel 1159, che poi divenne un papa celebre, divenne papa Alessandro III, quello della Lega Lombarda. Vi ricordate che allora erano i tempi delle lotte tra il papato e l'impero. E l'adesione al papato costò assai cara a Ninfa, tant'è vero che più tardi Barbarossa la invase e la saccheggiò. La città risorse a nuova vita appunto coi Gaetani ed ebbe il suo declino finale alla fine del 1300. Ed è per far rivivere il passato di Ninfa, questo è proprio il posto ideale, la chiesa di Santa Maria Maggiore, perché è stato appunto il fulcro storico della città di Ninfa. Così come potremo rivivere il passato in un altro grande castello che andiamo a visitare adesso, che è quello di Castel del Monte, fondato da un altro Federico celebre, che è Federico II. Federico II, voi sapete benissimo, ha costruito questo importante castello nel centro della Murgia e domina tutto il tavoliere dove ci porterà il documentario di oggi.
Siamo a Ninfa, una delle più famose città morte d'Italia, abbandonata alla fine del 300 dopo essere stata distrutta, messa a ferro e fuoco durante le contese tra famiglie rivali. E qui per tre secoli ci fu solo silenzio e abbandono, fino al 1600, quando il duca Francesco Caetani, esponente della nobile famiglia che da sette secoli possiede questi luoghi, tentò un primo recupero. E la prima cosa che fece fu la creazione di un hortus conclusus, cioè un giardino segreto, che è quello in cui ci troviamo. Un hortus conclusus inteso non soltanto come giardino dove coltivare fiori e piante, ma anche come luogo di meditazione, di riflessione, un luogo dove coltivare il proprio giardino interiore. Una delle caratteristiche del Seicento, dell'epoca in cui visse il duca Francesco, era la tulipomania, cioè la passione folle per i tulipani, per le bulbose, che venivano addirittura quotate, si può dire, in borsa, nel senso che avevano la stessa funzione che i titoli hanno oggi, valevano più dell'oro. E il duca Francesco, che era un raffinato botanico ed era anche in contatto con i migliori botanici d'Europa, ne fece una collezione veramente strepitosa, che era appunto ospitata qui, in questo suo giardino di Ninfa. Dopo la sua morte però di nuovo piombò l'abbandono su questi luoghi e bisognò attendere altri tre secoli fino all'inizio del Novecento perché il principe Gelasio Gaetani raccogliesse questa eredità, raccogliesse la fiaccola e tentasse di recuperare, questa volta veramente ci riuscì, non soltanto le rovine ma anche questi giardini abbandonati e di creare, cosa che fece insieme a tre nobildonne della famiglia Gaetani, lo splendido giardino inglese che sta invece al di là delle mura. Ma adesso è arrivato il momento di lasciare Ninfa, di lasciare questo hortus conclusus del duca Francesco, per trasferirci a Novelli, un paesino dove si coltiva lo zafferano, che anche questo, come le bulbose, è più costoso dell'oro, e questa coltivazione ha segnato per secoli la vita di questo piccolo abitato tra il Gran Sasso e la Maiella. Siamo nel giardino botanico dell'Isola Madre, uno dei più incantevoli d'Europa, frutto delle successive trasformazioni operate nel corso dei secoli dai membri della famiglia Borromeo che ancora oggi possiedono l'isola. Nel 1500, quando il conte Lancellotto Borromeo venne in possesso dell'Isola Madre, qui c'era soltanto un piccolo frutteto molto modesto adiacente al convento dei frati. Più là venne aggiunto un vigneto e poi, quando i conti si accorsero dell'incredibile potenzialità che offriva questo clima, fecero il grande passo e venne aggiunto un uliveto, pensate. Questi uliveti davano veramente un olio di grande qualità che veniva smistato, per così dire, in tutta la zona e gli ulivi sono rimasti ancora fino a qualche decennio fa. La mossa successiva fu ancora più audace, si arrivò a impiantare un agrumeto. Qui crescevano limoni, aranci, pompelmi che andavano poi ad arricchire le mense delle nobili casate lombarde dell'epoca, erano considerate una squisitezza, una rarità. Per favorire questa coltivazione, che ovviamente veniva effettuata nella zona di nord-ovest, fu addirittura costruito un altissimo muro a nord dell'isola, proprio per proteggere questo frammento dai freddi venti che scendevano dalle Alpi. Ma non finì lì. La trasformazione ultima, quella definitiva, fu in giardino botanico, che è quello che vedete oggi, ed iniziò 200 anni fa. E qui arrivarono da tutto il mondo, in fasi successive, ovviamente piante esotiche. E oggi ce ne sono, pensate, 2000 specie. E questo grazie anche al clima, un clima mite, anzi caldo, qui ci sono 5 gradi in più che nella vicina Isola Bella. Però a proposito di caldo, adesso ci aspetta un caldo che non ha niente a che vedere con questo mite dell'Isola Madre, ci aspetta il grande caldo del Parco Kruger. Sono all'ombra del famoso cipresso del Kashmir dell'Isola Madre, il più grande d'Europa, pensate, super fotografato, conosciuto a tutti i turisti che vengono qui. E sto camminando a lato del palazzo seicentesco dei Borromeo, che richiude la storia dell'illustre casata che dal 500 possiede quest'isola. Prima però, come leggiamo in questo libro sulle isole borromeiche del 1840, l'isola era disabitata e solo nel 1998 cominciò ad essere abitata. Essa appellavasi Maggiore, donde poi nacque il nome di Isola Madre ed era fortificata. Ma il decollo, il vero successo dell'isola comincia appunto nel 500 quando il conte Lancellotto Borromeo l'acquisisce. E racconta sempre il nostro libro, l'Isola Madre veniva per lo più abitata dai primogeniti della famiglia Borromeo e riceveva essa pure da tempo in tempo nuovi pregi, specialmente nei giardini, avendovi però più di tutti contribuito il conte Federigo, che, eletta nel 1753 per suo domicilio, dopo lunghe militari fatiche, l'abitò per 26 anni continui sino alla sua morte. E il conte vi spese talmente tanti soldi, soprattutto per fare i giardini, che una leggenda racconta che qui avesse trovato un tesoro, altrimenti non avrebbe potuto sperperare tutti questi denari per rendere bella l'isola.
Ma anche i suoi, anche gli altri membri della famiglia Borromeo, anche gli altri successori, si diedero da fare per fare questo giardino di delizie, che ebbe il massimo del successo, l'apice del successo nel 1800, quando qui convergevano da tutto il mondo sovrani e VIP, per esempio il conte di Cavour o Garibaldi, che però come sappiamo è stato ovunque. E poi scrittori, artisti, per esempio lo scrittore francese Flaubert, il quale disse che questo era il luogo più voluttuoso del Golfo. E ancora oggi i pellegrini che vi arrivano sono tanti, e non sto dicendo pellegrini a caso, perché la famiglia Borromeo, il nome della famiglia Borromeo, deriva da Buon Romeo. Sembra che il capostipite della casata, tale Lazzaro, che era un Romeo, quindi un pellegrino, nel 1300, al Giubileo di Roma, si guadagnò questo titolo che poi passò naturalmente agli altri della casata. Adesso però è arrivato il momento di lasciare questo luogo, che è un perfetto esempio di connubio tra arte e natura, come tanti dei paesaggi più belli d'Italia, e di andare a vedere insieme il documentario che ci propone oggi Gheo. Siamo in Insubria, ma è inutile che andiate a vedere le carte geografiche o le mappe, perché tanto non lo trovate questo termine. Infatti è una parola che si riferisce all'epoca preromana in cui qui vivevano antichi popoli come i Celti, come appunto gli Insubri, ma soprattutto è un termine usato dai botanici per indicare un'area geografica con un clima particolarmente mite, un clima in cui accanto alla vegetazione mediterranea si possono trovare vegetazioni nordiche. Questo, l'isola Madre dove noi ci troviamo nel Lago Maggiore, è un esempio veramente illustre di questo tipo di clima, anche perché qui non troviamo soltanto, che ne so, l'abete che svetta accanto alla vite o l'oleandro accanto alla betulla, ma troviamo anche piante che vengono da tutte le parti del mondo, un vero e proprio trionfo botanico. Ma come mai? Perché qui questo clima particolarmente mite è dovuto prima di tutto alla pioggia, praticamente piove sempre, e poi alla funzione termoregolatrice delle acque del lago. In pratica la grande massa d'acqua del lago assorbe lentamente il calore e altrettanto lentamente lo rilascia, soprattutto quando l'atmosfera è già fredda, quindi durante il periodo invernale. Ecco il motivo per cui, come dicevo, qui veramente c'è il trionfo della flora di tutto il mondo. Ma dobbiamo lasciare le meraviglie dell'isola Madre, e questa isola particolarmente favorita dalle piogge, piogge miti però, per trasferirci nella savana africana, dove la pioggia che sta per arrivare, indica il ritorno della vita. Siamo all'isola Pescatori, nel bel mezzo del Lago Maggiore, in un piccolo borgo dove, come dice il nome, la gente è sempre vissuta di pesca. Naturalmente però negli ultimi decenni l'attività principale è diventata quella turistica, e alla pesca professionale praticata con le reti si è andata sostituendo quella sportiva. Non solo, ma anche i pesci sono cambiati. Accanto agli abitanti tradizionali di queste acque, quelli che sono qui da millenni, si sono venuti ad aggiungere dei nuovi inquilini, quasi tutti provenienti dall'America o dall'est europeo. E come spesso accade con queste introduzioni, che non di rado sono avventate, hanno cominciato a provocare problemi per l'ittiofauna autoctona, cioè per gli abitanti originari. Prendiamo il pesce persico, che proviene dall'America e che qui gli abitanti chiamano boccalone, un po' perché ha un'enorme bocca, un po' perché è facile catturarlo. Bene, questo è andato ad occupare la stessa nicchia ecologica del luccio, ed essendo più vorace e più aggressivo, ne sta causando la graduale rarefazione. Un altro predone delle acque dolci che sta causando seri problemi alla fauna autoctona è il siluro d'Europa, che in genere abita i fiumi europei e che qui è arrivato non si sa come, forse è scappato da qualche laghetto d'acqua sportiva. E anche lui, essendo bello grosso, arriva a 2,5 metri, è molto molto vorace e chiaramente si è messo in competizione con i pesci originari. Ma adesso dobbiamo lasciare questa incantevole isoletta in mezzo al Lago Maggiore, perché è arrivato il momento di vederci insieme il documentario che ci propone Gheo. Chi viene qui, in questo splendido giardino botanico dell'Isola Madre, lo fa giustamente per fare una bella passeggiata tra le piante esotiche come l'agave messicana, la datura, quella con le campanule che mi sono appena lasciata alle spalle, o i banani. E tutto questo naturalmente va benissimo. Però quest'isola, oltre ad avere un enorme valore estetico, ha anche un grande valore scientifico, e forse questo appare di meno. Prima di tutto si può dire che è una vera e propria scuola di alto giardinaggio. Qui ci sono ben 8 giardinieri coordinati dal capo giardiniere Gianfranco Ciustina, il quale fa notare come questo giardino non sia affatto un giardino statico, bensì un giardino dinamico, in continua evoluzione.
vengono acclimatate sempre nuove piante, c'è un continuo scambio di semi, di piante e di conoscenze tra tutti gli orti botanici e i giardini botanici del mondo. Non basta, questo è proprio anche un laboratorio in cui convergono esperti di botanica da tutto il pianeta. E infine, forse questo è il ruolo più importante dell'isola, è un luogo dove si conservano anche piante rare, addirittura in via d'estinzione. C'è persino una pianta, la Franklinia, che è scomparsa in natura, era nell'Oregon, adesso non c'è più e vive soltanto qui, all'isola madre. Oppure piante come il Podocarpus, che proviene dalla Cina, una splendida conifera dagli aghi azzurri. O ancora l'Agathis australis, che invece è una conifera della Nuova Zelanda che gli inglesi utilizzavano moltissimo per i pennoni delle navi, quindi potete immaginare, ne sono rimaste ben poche. Quindi quest'isola ha un valore enorme per conservare la flora. Invece adesso noi andiamo verso altre isole, isole incantate, l'arcipelago delle Galapagos, che come tutti sapete hanno invece un valore enorme per la conservazione della fauna. Siamo nel Parco Nazionale del Circeo e io sto varcando una sorta di soglia naturale perché mi sto lasciando alle spalle un impianto artificiale, un nucleo di pini domestici con il loro caratteristico ombrello e mi sto invece inoltrando in un lembo della foresta originaria sopravvissuta con cerri, farni e farnetti. Che cosa è successo? È successo che un tempo la foresta era tutto un alternarsi, un succedersi di depressioni, le cosiddette piscine, ne rimangono ancora alcune, e di zone più asciutte, le cosiddette lestre, che venivano utilizzate come pascoli d'inverno dai pastori provenienti dai monti circostanti. Con le bonifiche le condizioni climatiche sono cambiate, per cui le specie nordiche, quelle che hanno bisogno di ambienti più freschi e umidi, come per esempio la farnia, hanno un po' ceduto il passo ad altre specie, come il cero, che invece si adattano anche ad ambienti meno umidi. E naturalmente rimboschimenti sono stati fatti con pini domestici e anche in parte, in misura pure minore, con eucalipti e cipressi, perché questi stanno benissimo nei climi aridi. Ora però la forestale sta cercando di accelerare il processo di rinnovamento spontaneo delle specie originarie che rispuntano anche sotto gli ombrelli delle conifere e quindi un giorno si spera il manto boschivo primigenio sarà sempre più ricostituito. Ora però lasciamo quello che rimane dell'antica selva di Terracina, lasciamo il Parco Nazionale del Circeo per non perdere l'appuntamento quotidiano con il filmato di Geo. Siamo sulle dune del Parco Nazionale del Circeo, sul litorale laziale, e io sto camminando proprio sul cordone dunale che separa il mare Tirreno dai quattro laghi costieri che stanno al di là della strada, che formano un altro degli ambienti eccezionali di questo parco storico, fondato addirittura nel 1934, pensate. La duna ovviamente è uno degli ecosistemi più calpestati nel senso letterale del termine, soprattutto d'estate, da migliaia di bagnanti e di visitatori. Eppure riesce a conservare una flora e una fauna di tutto rispetto. Sul versante marino, dove il vento è più forte, la vegetazione è costituita da caratteristici macchioni di ginepro coccolone, di lentisco, di filirea, spesso avvolti dallo stracciabraghe, che si chiama così perché è pieno di spine e quindi ovviamente lascia un bel segno sui pantaloni. Quanto alla fauna, soprattutto ci sono gli uccelli marini, qui è il regno di gabbiani, di beccacce di mare, di ghiandaie marine. Mammiferi sono pochi, qualche coniglio selvatico, qualche volpe, ma soprattutto qui l'animale, per così dire, più frequente è un bipede, cioè l'Homo sapiens, il quale tuttavia non ha certo comportamenti sapienti, qui spesso ci sono rifiuti lasciati, abbandonati, ci sono ingorghi stradali e così via. Adesso però lasciamo il Parco del Circeo, lasciamo il mare, Tirreno e questo cordone dunale per goderci insieme il documentario che anche oggi ci propone Geo. Siamo al mare, non certo il mare vacanziere d'estivo, ma un mare burrascoso, a tinte forti, drammatico. Ed è proprio da un dramma marino che partiremo per presentare questa puntata di Geo che è davvero eccezionale. Il primo filmato che vedremo è opera di un amatore, un filmato davvero unico, e ha per protagonista un delfino, la nascita e la morte di un piccolo delfino. Vediamolo insieme. Le immagini che stiamo vedendo sono davvero eccezionali, un documento unico inviato a Geo da un amatore dilettante che l'ha girata a bordo di questo vecchio yacht motore di 14 metri al largo di Lampedusa, nel mare che circonda questa piccola isola. Erano in vacanza questi dilettanti a bordo dello yacht quando a un certo punto hanno visto al largo qualche cosa.
All'inizio sembrava una busta di plastica, purtroppo sono tante, come sapete, le buste di plastica e i rifiuti che vanno a finire nei nostri mari. Ma poi, avvicinandosi, si sono resi conto che si trattava di un delfino, anzi, per l'esattezza, di una delfina che trascinava qualcosa. Avvicinandosi ancora di più, si sono accorti che questo qualcosa era una placenta e che dentro la placenta era rinchiuso il neonato, il piccolo delfino, inerte, che non dava segno di vita. E la madre stava cercando disperatamente di liberare il piccolo dalla placenta, tentando e ritentando, anche se, come dicevo, il piccolo neonato ormai non pareva dare segni di vita. Ecco, questo senz'altro è un dramma che difficilmente è stato documentato, è molto raro sia documentare i parti in mare che un episodio del genere. È più facile ovviamente vedere i parti e documentarli negli acquari dove spesso troviamo i delfini, ma in alto mare veramente si tratta di immagini eccezionali. Un piccolo dramma, un dramma marino che ci rimanda ad altri drammi che hanno per protagonisti questi intelligenti e sensibili animali. Pensate agli spiaggiamenti che si verificano tutti gli anni nei nostri mari, nelle nostre spiagge, tant'è vero che numerose organizzazioni di ecologisti, di ambientalisti hanno organizzato dei veri e propri pronti soccorsi per aiutare i delfini in difficoltà e riportarli in mare. I delfini sono tra gli animali più intelligenti, più sensibili che popolano i nostri oceani, i nostri mari, e hanno soprattutto un linguaggio, come voi sapete, estremamente sofisticato, estremamente interessante, che è oggetto di studio da parte degli studiosi. Ecco, qui vediamo i tentativi reiterati della madre di liberare il piccolo da questa prigione che è diventata la placenta, mentre i testimoni a bordo dello yacht si avvicinano sempre più per filmare questo documento veramente eccezionale, straordinario. Ripeto, è estremamente raro assistere in mare sia ai parti sia soprattutto a un episodio di questa drammaticità. A parte gli spiaggiamenti, a parte, come vi dicevo, i continui problemi che i delfini incontrano in mare, come tanti altri animali, che sono le buste di plastica, i rifiuti, che sono il disturbo causato dai natanti, ci sono anche per i delfini problemi causati dall'orientamento. Come sapete, sono animali dotati di sensori eccezionali, ma il disturbo, anche il fatto di essere debilitati, il fatto di essere malati, può causare una perdita di questo orientamento. Quindi ecco, questa è l'origine di questi drammi che a volte accadono sulle nostre spiagge, sulle nostre rive. Qui vediamo che a un certo punto la delfina si dà per vinta, sembra darsi per vinta, anzi capisce che non c'è più niente da fare, ma poi torna alla carica. È un'eccezionale tenacia, un eccezionale anche amore materno. È sempre meglio non attribuire agli animali i nostri sentimenti e le nostre emozioni, ma in questo caso, anche per i testimoni a bordo dello yacht, appare evidente che la nostra delfina sta veramente compiendo un atto d'amore eccezionale. Purtroppo, dopo pochi attimi, la delfina si rende conto che non c'è più niente da fare, quindi questo episodio porta la parola fine, e vediamo le ultime immagini del delfino che vacilla, fluttua nelle onde. Sono immagini anche piuttosto raccapriccianti, e ormai la parola fine viene messa a questo episodio. Niente da fare per il piccolo delfino, purtroppo. Ma adesso andiamo verso un altro mare, un mare esotico questa volta, verso l'isola di Siberut, il paese degli uomini fiore, dove ogni gesto sembra improntato al desiderio di comunicare con la bellezza, di portare con sé un segno di bellezza. Purtroppo qui gli indigeni si stanno però anche scontrando, come ovunque nel mondo, con i cambiamenti repentini e spesso drammatici portati dal cosiddetto progresso. L'ultimo filmato invece sarebbe più da odorare che da vedere, perché si svolge nella città di Moka, un nome che immediatamente ci porta alle narici il sentore del caffè. Ed è stato infatti il caffè, scoperto per caso da un pastore del deserto, a determinare prima la fortuna e poi il declino di quella che fu un tempo regina e oggi è una bella addormentata. Siamo tra le rovine della cosiddetta villa di Domiziano, affacciata sul lago di Paola, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, una zona protetta di immenso valore non solo naturalistico ma anche archeologico, perché è stata abitata dall'uomo fin dai tempi della preistoria. I romani in particolare avevano una predilezione per il Circeo e li troviamo stanziati qui fin dal IV secolo a.C., dopo un periodo di breve colonizzazione da parte dei Volsci, secondo alcuni studiosi anche da prima.
e hanno lasciato tracce cospicue, dal tempio di Circe, proprio sulla cima del promontorio che domina il mare Tirreno, alla peschiera detta di Lucullo, a splendide ville costiere, era un posto molto in auge tra i VIP dell'epoca, come la villa di Domiziano, che forse, anzi sicuramente, è il complesso archeologico più importante di tutto il territorio e uno dei più noti, dei più belli di tutto il Lazio. Qui c'erano appunto dei veri e propri complessi di edifici, terme, sistemi di cisterne con acquedotti, sala d'esedra, veramente stupende. C'erano ovviamente molti reperti che però in parte sono andati perduti, non soltanto nella villa di Domiziano, ma in tutte le zone di interesse archeologico. C'è stato un vero e proprio saccheggio e in parte anche dovuto allo sviluppo edilizio incontrollato che si è avuto qui negli anni 60, negli anni 50. Altri reperti invece si sono salvati e sono custoditi dai Musei Vaticani o, come l'Apollo, che era il più noto sicuramente di questi reperti qui trovati, nel Museo di Kassel, che è una città tedesca. Adesso però dobbiamo lasciare questo luogo che, grazie al cielo, è protetto in maniera adeguata perché si trova nel cuore di una riserva naturale integrale, quindi l'accesso è controllato, i visitatori non possono venire in maniera appunto selvaggia. E torniamo a vedere insieme il documentario che anche oggi ci propone Gheo. Indi sorgemmo dove Circe, diva terribile dal crespo crine e dal dolce canto aveva soggiorno. Questo è il biglietto da visita del Circeo, firmato da Omero, che nell'Odissea così ci presenta il luogo del mitico incontro tra Ulisse e la maga Circe. Ma non è soltanto questa super reclamizzata love story che il Circeo deve la sua fama. Infatti questo è stato un luogo privilegiato dagli insediamenti umani fin dalla preistoria, tant'è vero che qui è stato trovato nel 39 addirittura un cranio in perfetto stato di conservazione, un cranio dell'uomo di Neanderthal, pensate, un vero scoop dal punto di vista della paleontologia. I romani